La misericordia non può rimanere indifferente davanti alla sofferenza degli oppressi, al grido di chi è sottoposto a violenza, ridotto in schiavitù, condannato a morte. È una dolorosa realtà che affligge ogni epoca, compresa la nostra, e che fa sentire spesso impotenti, tentati di indurire e pensare ad altro. Dio invece non è indifferente. Non distoglie mai lo sguardo dal dolore umano. La misericordia ha nuovamente guidato i pensieri di Papa Francesco durante la catechesi dell'Udienza Generale. Ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro, il Pontefice ha ribadito che l'anno giubilare straordinario è un'occasione proficua per ritrovarsi, per perdonarsi, soprattutto nelle famiglie. È il momento giusto per divenire mediatori di misericordia, per aprire il cuore a Dio Padre, raccogliendone l'eredità e diffondendo nel mondo il suo amore. La misericordia di Dio infatti agisce sempre per salvare, tutto il contrario di quanti invece agiscono per uccidere quelli che fanno le guerre. In quanto figli di Dio, aggiunto il Pontefice, siamo gioielli preziosi nelle mani del Padre, strumenti di misericordia e carità nei deserti contemporanei. A chiudere il tradizionale incontro del mercoledì, uno spettacolo offerto dai rappresentanti di diversi circhi presenti a Roma. Ringraziandoli per la loro esibizione, Papa Bergoglio ha rimarcato che il loro lavoro promuove la bellezza, che fa bene all'anima e avvicina a Dio.